Abbiamo ospite con noi il sindaco di Alta Valtidone, Franco Albertini. Buongiorno, benvenuto. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Ormai siamo vicini all'edizione 2024 di Borgo in Fiore, prevista appunto per l'intera giornata, domenica 19 maggio, a Caminata, frazione del comune di Alta Valtidone. Quali sono le novità di questo Borgo in Fiore 2024? Siamo arrivati alla terza edizione quindi di Borgo in Fiore, che è una manifestazione ideata dalla nostra amministrazione per salutare, diciamo, l'arrivo e l'inizio della bella stagione. L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla Rosa di San Colombano, quindi ci sarà questa novità con il taglio del nastro previsto per le ore 10:30 ci sarà appunto la presentazione della Rosa di San Colombano, che è una varietà di rosa caratterizzata, diciamo, da una fragranza particolare e da sfumature particolari. Questo diventerà il fiore ufficiale, diciamo, della nostra comunità, perché San Colombano comunque è il nostro patrono, il patrono del nostro comune, e diciamo quindi non si limiterà ad essere riprodotto poi dal punto di vista grafico in quelle che saranno le nostre pubblicazioni cartacee online, quindi per presentare al meglio il nostro territorio, ma diventerà un tratto, diciamo, di riferimento o comunque di distinzione in quelli che saranno i giardini e i nostri spazi pubblici. E di spazi verdi ne abbiamo sempre più bisogno, e colgo l'occasione dunque per parlare anche di questo speciale Click Day. Questo Click Day in occasione della ricorrenza del 18 luglio, perché per noi San Colombano viene festeggiato il 18 di luglio, e questo Click Day consisterà nel fatto che coloro che posseggono una casa con giardino o uno spazio verde di proprietà potranno partecipare a questo Click Day per ottenere gratuitamente un esemplare di questa essenza da mettere a dimora, che quindi, come dicevamo prima, dovrà di essere di carattere distintivo del nostro territorio, noi per quanto riguarda i nostri spazi e i nostri cittadini per i loro giardini e i loro spazi verdi. Quindi diciamo che sarà il via del Click Day proprio domenica 19. Sarà per inaugurare, per dare il via a questo Click Day. Tornando alla manifestazione di domenica, cosa potremo trovare all'interno di Borgo in Fiore? Allora, la novità di quest'anno sarà l'esposizione di progetti del giardino, quindi allestimenti, installazioni e, diciamo, soluzioni per la pianificazione e la realizzazione di spazi verdi, oltre ovviamente ai tradizionali banchetti di fiori, prodotti artigianali e articoli di ogni genere per la vita all'aria aperta. Diciamo che iniziamo con la bella stagione, Borgo in Fiore, e quindi la protagonista principale della giornata è l'aria aperta e quindi il nostro territorio. E durante la giornata avremo diversi appuntamenti. Diciamo che alle 14:30 ci sarà un laboratorio per i più piccoli, quindi cerchiamo di soddisfare ogni fascia d'età, mentre alle 15 ci sarà un appuntamento con le dame in fiore e alle 16 uno spettacolo di Power Up. Per poi terminare la giornata alle 16:30 è previsto un incontro con Luciano Bongiorni, che è autore del libro Le orchidee spontanee del Piacentino, quindi per chiudere un attimino la giornata. Dobbiamo anche segnalare che sempre domenica, in occasione della giornata europea dei mulini storici, dalle 10 alle 18 nel vicino mulino Borgolettino, che è appena prima dell'abitato di Nibbiano, quindi stiamo parlando di un paio di chilometri prima, proprio per la giornata europea dei mulini storici saranno previste degustazioni con le nostre specialità tipiche e le nostre eccellenze enogastronomiche della Alta Valtidone. Un'ultima battuta al volo, ne avevamo già parlato anche tempo fa, no? Di questo aumento del turismo anche in questa zona così bella. Continua questo trend? Certo, abbiamo già notato che comunque specialmente sull'asse del sentiero del Tidone, poi anche gite organizzate per andare proprio nei boschi, c'è, come ho già detto più volte, la riscoperta del nostro ambiente, che per noi che ci siamo magari è scontato, non lo valorizziamo, comunque non ci facciamo caso, per altri arrivano, quindi diciamo che dopo il Covid purtroppo potremmo farne meno, diciamo, del Covid, ma la gente ha riscoperto queste bellezze, il piacere di stare all'aperto e di vivere in mezzo alla natura, e noi questo abbiamo da offrire, dobbiamo cercarlo di offrire al meglio, insomma. Ricordiamo domenica 19 dunque di maggio, Borgo in Fiore a Caminata. Grazie a Franco Albertini, sindaco di Alta Valtidone, per essere stato insieme a noi. Buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.